e Pasquale Palma. Chi ha rubato Jerry Calà? Risponde lui. Non lo so. No, allora, chi ha rapito Jerry Calà è una banda di scalmanati che però devono fare i conti con i due boss Calamaro, che siamo io e Nando Paone, se permetti, perché noi siamo quelli che vogliono rapire Jerry dai rapitori. Quindi è stato un onore lavorare con Nando Paone, non solo perché sta qua, l'avrei detto anche se non ci fosse. No, non è vero. Non defida. Non è vero, dice sempre tutto il contrario. Poi appena lo vedo tesse le mie lodi. Quindi voi siete due boss che tentano di rapire ai rapitori Jerry Calà. Esattamente. Non diciamo come va a finire. Non diciamo perché sennò non vedete il film. Esatto. Però noi siamo zio e nipote che sono dei pescivendoli, ma che si ergono. Ergono. Allora, sotto Natale, il Calamaro, i fratelli Calamaro, la famiglia Calamaro. Pescivendoli è una ricetta per il 24. È una ricetta per Natale. La ricetta per la felicità. Più pescivendoli per tutti. E chi ha rapito Jerry Calà? Boh, chi lo sa, vedetelo. E panettoni. Panettoni. A volte, però. Che non è questo film, non è un panettone. Non è un cinema. È un coppo di pesce. È un film di Jerry Calà. Il ritorno di Jerry Calà. Il ritorno di Jerry Calà. Grazie. Grazie Gianfranco. Coiallo, un cameo? Un piccolo cameo, però mi dicono molto efficace, non l'ho visto ancora il film, spero che il film piaccia perché Jerry Calà merita di ritornare ai suoi fasti, magari io l'ho vissuto lì come regista perché nella mia scena non ho recitato con lui, ma sono convinto, dopo averlo conosciuto nel privato, che sia pronto per qualche ruolo drammatico in qualche film d'autore. E quindi quello che gli auguro è di fare questo, e poi gli auguro che questo film, Chi ha rapito Jerry Calà, diventi un cult come tanti suoi film. Che hai in serbo per noi? Io in serbo adesso sto facendo teatro, ho un paio di film che devono uscire e sto facendo teatro, questa si chiama Reginella, dedicata al Libero Bovio, ho debuttato al Trianon e adesso gireremo uno spettacolo dove c'è con me Ciccio Merolla, il famoso percussionista, Malatì. Ci siamo divertiti, al pubblico è piaciuto e andiamo avanti. Va bene, in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo.